Si respira un'aria leggera, si respira un'aria di verità. Mi sembra di stare con persone con cui è tangibile la qualità della relazione, perché c'è una autenticità in ogni testimonianza che stasera c'è stata qua, però quando si arriva. E questo è oro colato. Questa è la nostra. Il nostro prodotto, scusate questo termine che non è adatto, è assolutamente da valorizzare. Francesco ha detto una cosa e che è stato in qualche modo poi acchiappato un poco da tutti. Essere rete, non fare rete. Perché ogni volta che si incontra in convegni dove la parola oppure i progetti si condividono, si discutono, si parla spessissimo fare, dobbiamo fare, rimandando sempre a un'altra occasione per fare le cose. Invece la cosa straordinaria che ha detto Francesco stasera è essere, raccontare quello che si è adesso, in questo momento, è l'unica possibilità per guardarci negli occhi e dire chi siamo, che stiamo facendo, quale sogno stiamo vivendo concretamente, il sogno di continuare una tradizione di famiglia. Questo significa essere, non fare, io farò un'azienda, no, io sono l'azienda, la sto facendo adesso, questo territorio ha bisogno di questa narrazione, di gente che fanno le cose e condividerle, questa è un'occasione per condividerle. Si è evocato spesso Cairano, mi ricordo nel 2014, mi sembra, quando facemmo quelle coreografie davanti alla stazione di Cairano, Andretta e Conza, e poi non avevamo l'autorizzazione per andare sui binari, non ce ne fottemmo niente l'autorizzazione, andammo sui binari con la banda di Andretta, e la banda di Andretta con un bambino piccolino, con un tamburino piccolino, suonò l'inno d'Italia e ci fu un momento di sacralità in quello spazio che aveva una sacralità legata a che cosa? Al fatto che aveva fatto il suo dovere fin quando era attivo e ancora ne conservava la memoria, perché quella memoria era nelle storie di Pietro e nelle storie di tante persone a cui era stata tolta quella possibilità di una rete, di una possibilità di potersi incontrare. Quando i trasporti, una realtà, vengono tolti, significa interrompere una possibilità di relazione. E questa è una cosa drammatica per un territorio. Si parla di spopolamento e i nostri territori stanno vivendo una condizione drammatica e le proiezioni per il futuro non sono ottimistiche, sono molto negative. Ci sono degli scenari per i prossimi 30 anni che sono drammatici. Dobbiamo sapere che la condizione è così, ma ancora di più dobbiamo coltivare la nostra utopia, la nostra visionarietà. Cairano, che spesso viene citato, è un luogo dello spopolamento per antonomasia. Cairano sono rimasti 330 persone. Due anni fa, un anno e mezzo fa, è nato un bambino, e non nascevano bambini da 3-4 anni, è stato benedetto. È stato Gesù Cristo. Non lo so, la mamma feconda che ha deciso di investire in figlio Lanza, e questo bambino aveva 10-15 giorni e siccome la mamma faceva la prodotta teatrale, quindi era molto partecipe dell'attività che facciamo a Cairano, il bambino a 10 giorni appena nato, la sera lo portava in giro per i vari spettacoli dicendo che il bambino era pigliaria, ma sostanzialmente era lei che voleva stare ancora là a partita. Quando in una comunità si innescono questi meccanismi di partecipazione c'è una possibilità di farcela. Io sono ottimista. Nonostante tutto sono ottimista, perché essere ottimisti significa essere. Un piccolo esempio, sostanzialmente noi stiamo lavorando su chi c'è una logica di potere, di arricchimento, di eolico selvaggio e tante altre cose, è una logica d'amore. Bisogna dire le parole, quelle che ci danno felicità. E bisogna investire in amore, in passione, è inutile che ci giriamo attorno. Un esempio rispetto a questa voglia di investire in amore. Franco Dragone,
e dico questo e poi chiudo. Franco Dragone è un caetanese che nel mondo ha costruito cose straordinarie, però è legato alle sue radici. Aveva accettato di fare il direttore di Napoli Teatro Festival perché voleva dare un contributo alla sua terra e si è scontrato una logica di potere che Napoli c'è un'altra, ma potente, forte, è resistito un anno. Ha fatto una scelta di noi dobbiamo uscire fuori da Napoli e portare il teatro, la cultura nel territorio regionale, portarla dove il teatro non si è mai fatto, portarla in Irpinia, nel Beneventano, in tutta la regione. Ha avuto una resistenza legata a un gruppo di potere che l'ha portato al secondo anno e Franco una potenza nel mondo, un irpino che nel mondo sta facendo cose straordinarie. Ieri alle ore 13 si è dovuto dimettere, perché quel gruppo di potere per il momento solo ce l'ha fatta. E l'unico messaggio che ho mandato a Franco, ho detto Napoli Teatro Festival ha creato questa condizione e noi faremo l'Irpinia Teatro Festival.